Ehi la ciurma, ne sono successe di tutti i colori. Stavo registrando, ma in realtà non stavo registrando, nel senso che ero convinto di registrare, ma OBS non mi aveva fatto partire la registrazione. Quindi vi siete persi un bel po' di fatti interessanti. Vi ricapitolo cosa era successo nell'episodio. Su Omicron Lyrae incontriamo una nave militare con una missione militare. Gli dico: dimmi che cosa consiste la missione, e lui mi dice: seguimi, andiamo a menare su Sole Nero. E la missione parte. Allora l'ho seguito su Sole Nero. Su Sole Nero è arrivata un'invasione Xenon in enorme potenza, non due cosini come abbiamo incontrato finora. Anche perché mi pare sopra, a nord di Sole Nero, c'è un settore Xenon, da quanto visto dai. No, qua non è più mappato. E siamo morti. Niente, ricapitolando, siamo morti. Ritorno su Omicron Lyrae dal salvataggio precedente. Andiamo dall'altro lato, sto giro, su nascondiglio di Nayana. Niente, una missioncina che ci dice: vai a recuperare la mia nave su Sole Nero. Recuperiamo la nave su Sole Nero. Su Sole Nero ci dice: ah, vai a recuperare la mia nave su Terre Desolate. Esatto. Vai su Terre Desolate. Siamo arrivati su Terre Desolate. No, stiamo passando attraverso Viaggio di Nathan. È arrivata un'enormità di pirati. Allora io faccio per scappare, solo che non mi accorgo che la velocità era impostata a 15 metri al secondo e non a 140, perché si abbassa quando passi attraverso un warp. E avevo la TS, allora credevo di andare veloce, e invece stavo andando lentissimo. Mi arrivano addosso, mi distruggono il triplex scanner che avevo appena comprato su Sole Nero, e mi distruggono anche il dispositivo di commercio remoto. Rimango con tanto così di vita, ma riesco a tirare giù uno e un altro pirata, mentre gli altri vengono distrutti da altre navi presenti nel settore, navi Argon, che per fortuna mi aiutano. Quindi mi ritrovo con la nave senza scudi, praticamente con lo scafo distrutto, e con dispositivo di commercio remoto e triplex scanner appena comprato, nuovo, distrutti. Quindi là ho terminato il video. Ah, nel frattempo avevamo anche comprato 4 espansioni per la stiva e 2 per, o una o due, no, forse anche di più. E qualcheduna comunque per la velocità. Infatti, come potete vedere, adesso stiamo andando a 140 metri al secondo. È stato un video favoloso, ma non è mai stato registrato. Quindi me ne dispiaccio. Adesso ho fatto un paio di missioni, ho riacquistato il dispositivo di commercio remoto, il triplex scanner non ancora perché non ho più soldi abbastanza per comprarlo. Sto facendo una missione di trasporto passeggeri per recuperare un pochettino di soldini. Ci vediamo tra un po'. Oddio, oddio, ci sono degli altri pirati. Sto trasportando della gente. Tenterò di passare accanto Stay sperando outside, che please. non attacchino briga. Dovrei averceli dietro, ma per ora non mi hanno sparato. Credo che mi stiano seguendo. No, li abbiamo distanziati. Ottimo. Sì, ce li siamo lasciati dietro. Ottimo, 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 ottimo. Speravo che davvero succedesse così. Porca miseria, tra l'altro stiamo andando a esplorare un altro sistema perché ci hanno mandato a consegnare, cioè hanno bisogno di un passaggio per Armatura Verde, che è un posto dove non siamo ancora mai stati. E dobbiamo continuare oltre com'è che si chiama qua? Nayana's Hideout, il nascondiglio di Nayana. Siamo arrivati a consegnare questi passeggeri e nel frattempo mi sono accorto di una cosa a cui non avevo fatto attenzione prima, ed è il fatto che mentre fino al nascondiglio di Nayana eravamo in settori Argon, siamo entrati per la prima volta in un settore Teladi. E i Teladi sono una razza particolarmente propensa al commercio e, se non sto dicendo, no, sono bene i Teladi quelli del commercio. E in particolare abbiamo anche aumentato la nostra reputazione nei loro confronti. Di cos'è quello?
Xenon Q. Ci proviamo? Gli facciamo qualcosa? È enorme sta roba. No, non facciamo assolutamente niente. Target is attention, energy low. Ah no, non eravamo neanche in range. Cioè, guardate quanto è grande sta roba. Non gli stiamo facendo un Kaiser. Lui ci distrugge, ci distrugge, ci distrugge. Guardate come ci distrugge. C'ha torrette ovunque sta a fare. Ha torrette ovunque. Noi non gli stiamo facendo niente. Siamo morti. Guardate come siamo morti. LOL. Vabbè, tanto l'avevamo appena salvato. Però è enorme sta a fare. Sto Q degli Xenon. Bellino. Un giorno anche noi avremo una roba del genere. Non vi preoccupate. E saremo lentissimi quel giorno. Allora, auto, armatura verde. Guardate dove porta questo portale. Cioè, dove va questo portale? In un settore Xenon. Quindi diciamo che è forse per quello che c'era quella enorme nave Xenon un attimo fa. Sto però cercando di capire quali altri gate potrebbe avere questo settore. Allora, noi siamo... Allora, o a nord o a est. Est è in questa direzione, all'incirca, cioè ovest. Ovest è in questa direzione all'incirca, però non sto vedendo niente di particolare all'orizzonte. Meno che non sia molto lontano. No, non vedo niente qua. Il nord invece è in quella direzione. Sì, e là invece c'è un portale, lo posso vedere facilmente da qua. Quella stazione è sotto attacco, tra l'altro, vedevo che lampeggiava. Ma credo che abbia tirato giù lo Xenon. Non lo vedo più, infatti. Gate PTNI Ok, questo è un altro headquarters. settore dei teladi. Possiamo effettivamente intrufolarci là all'interno e vedere un pochettino com'è la situa. Nel settore di Xenon magari anche no. Quello è di nuovo il Q che gira. Eh sì. Ma noi ce ne andiamo, tanto le stazioni spaziali sapranno fare il lavoro di sicuro meglio di quanto non l'abbiamo fatto noi. Entering system PTNI headquarters. PTNI Headquarters. Questo in particolare è dove c'è il quartiere generale della PTNI, che è c'è la descrizione là a destra che mi aiuta. Questa società controlla i rifornimenti del raro minerale Nvidio, no, Nvidio, e ha recentemente modificato la sua politica come risposta alle accuse di attività illegali. Eccetera, 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 eccetera. Quindi questo qua è il quartiere generale di questa, diciamo, multinazionale, che in realtà non si può dire multinazionale perché stiamo parlando di un contesto in cui le nazioni non hanno più alcun significato. Direi che possiamo andare ad attraccare là, Docking granted. Autopilot almeno per fare un attivated. salvataggio in questo settore, e poi andrò a vedere se per caso c'è qualche missione interessante nella zona. Sono entrato in un settore sconosciuto e vedo già subito dei Gate PTNI nemici laggiù in fondo, ma non headquarters. riesco a capire di che cosa si tratti. Si tratta di un pirata. Ma è da solo, se Pilot per Nova caso Raider. c'è solo lui, possiamo tirarlo giù facilmente. Credo. Se magari non scarico le... No, no, sta scappando, ci You sta are warned. scappando. Pirate ships will hunt you down like vermin. No aim. What? Vabbè. Detto vogliono sterminarci, ma... Tanto i pirati ci sono nemici di base. Vedo qualcosa laggiù in fondo, andiamo a vedere cosa si tratta. Ah, Pirate base. è una base pirata, ecco perché... Ci ha detto che adesso verranno a ucciderci tutti.
Allora mi sa che meglio che ce ne andiamo, eh? Mi sa di sì. Entering system PTNI Là ci sono headquarters. degli altri pirati. Pirate Nova Raider. I Nova Raider, tra l'altro, sono delle bellissime navi. Cioè, a me piacciono i Nova Raider. Non mi dispiacerebbe se uno di loro l'abbandonasse. Autopilot activated. Anche se dubito di riuscire a beccarli prima che escano dal settore. Eh no, infatti, abbandoniamo il discorso. Autopilot off. Ma io direi che seppur mi dispiace un po' per il fatto che questo video è venuto un pochettino meno entusiasmante di quanto non fosse stato lo scorso video, può essere tutto per questo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo prossimamente, sempre qui su X3 Terran Conflict. Ciao a tutti e buona giornata.